Buongiorno, buongiorno a tutti, agli studenti benvenuti, agli insegnanti altrettanto benvenuti, e siamo contenti di vedere un'aula così piena per seguire queste lezioni che sono dedicate a prepararsi al futuro. Avete già sentito qualche lezione, per cui oggi si continua sulla stessa riga, dedicando l'argomento di oggi all'ambiente. Però prima di questo abbiamo il professor Becchetti che vi spiegherà, vi illustrerà un'iniziativa che trova anche una consonanza nella stessa dicitura prepararsi al futuro, che da diversi anni si svolge presso la Facoltà di Economia. Prego. Grazie ragazzi per l'applauso introduttivo. E da quasi 5 anni, voi farete oggi nei prossimi incontri delle bellissime lezioni che vi apriranno gli orizzonti verso il futuro, verso le possibilità che avete nel futuro. E a fianco a questo voi avete dei laboratori, delle esercitazioni pratiche che facciamo da 5 anni in tutta Italia, prepararsi al futuro, dove voi potrete sperimentare le vostre idee di aziende, vostri progetti di imprese sostenibili, perché abbiamo visto che i problemi, diciamo, le allerte meteo e i problemi ambientali sono importanti. Potrete far nascere delle idee di impresa. Sarà una gara nazionale per tutte le scuole e le università, come negli altri anni. Ci sarà una finale nazionale e i migliori progetti verranno sperimentati concretamente, entreranno negli incubatori di Next, che è una rete di 40 organizzazioni del paese che promuove questa iniziativa in tutta Italia. Negli ultimi anni sono nate decine di imprese in questo modo, imprese vostre fatte da voi, e quindi è un modo per aiutarvi e per fornirvi, quindi, da una parte la lezione e dall'altra la possibilità di realizzare in concreto e in pratica queste cose, perché dovete essere protagonisti del nostro futuro. Quindi noi troverete queste cose anche in rete, ma vi lasciamo poi del materiale per chi vuole partecipare ai laboratori, che saranno Tor Vergata e in altre università d'Italia. Rilasciamo del materiale, e per chi soprattutto nelle scuole vuole partecipare a questo concorso nazionale. E speriamo di vedervi 29-31 marzo a Firenze, quando ci sarà la finale nazionale, nel Festival dell'Economia Civile, che sarà un momento molto importante a Palazzo Vecchio. Grazie, e lascio la parola ai miei colleghi. Bene. Allora, entriamo nel vivo di queste due relazioni che riguardano l'ambiente. La prima, il futuro dell'ambiente, è tenuta dalla professoressa Canini, che è la nostra botanica, non voglio sbagliarmi, la nostra botanica, ma è una persona che è contemporaneamente estremamente impegnata tanto nella ricerca, e oggi ci presenterà anche come responsabile direttrice dell'orto botanico di alcuni modelli che servono per affrontare i cambiamenti dell'ambiente. Ieri o l'altro ieri sentivo, non so se sia vero o meno, così colgo l'occasione per fare una domanda alla professoressa anticipata, professoressa Canini, mi spiegavano che ci sono degli alberi, delle erbe che vengono piantati praticamente quasi sotto il livello del suolo, vabbè, quello è normale, ma che crescono facendo tutto un sistema di radici proprio per trattenere le acque nelle zone più diciamo, dove si corre il maggior rischio di piovosità e cose di questo genere. Questo per dire come la ricerca va costantemente avanti. La professoressa Canini non solo è delegata del rettore per l'energia sostenibile di questa università, ma per tanti anni, assieme al sottoscritto, ha svolto il lavoro, lei nel suo campo e io nel mio, come direttore del dipartimento, per cui questo 6 anni fa c'è stato un radicale cambiamento organizzativo dell'università,
la professoressa Canini è stata una delle persone più impegnate nella realizzazione di questo cambiamento, che sarebbe la legge Gelmini. Il titolo è proprio Il futuro dell'ambiente. Antonella, prego, grazie e buona relazione. Buongiorno, grazie Alberto di questa introduzione. Prima di iniziare vorrei ringraziare ovviamente tutti voi che partecipate a questo ciclo di conferenze, ma non posso non ringraziare il Comitato che ha preparato queste attività e ovviamente il nostro collaboratore primario, cioè il dottor Piero Angela, con il quale abbiamo condiviso quest'idea. Caro Alberto, hai centrato pienamente un po' quello che volevo dire oggi. Allora, è ovviamente sotto gli occhi di tutti quanto successo in questi giorni, le alluvioni, il fatto che il suolo non riesce più a trattenere l'acqua, cioè ci stiamo trasformando, ci stiamo tropicalizzando, e quindi tutta la storia evolutiva, che è risultato di diverse centinaia di migliaia di anni, ha messo in atto delle strategie che principalmente sono queste, cioè gli alberi hanno un ruolo fondamentale nel creare una tessitura del suolo tale per cui il suolo riesce a trattenere e a consentire che l'acqua non venga dilavata in modo veloce come succede adesso. È chiaro che se questo non succede vuol dire che il sistema è perturbato. E questo è uno dei punti primari che volevo porre alla vostra attenzione. Come tutti i sistemi di sostenibilità, vuol dire che c'è un punto di equilibrio tra tutte le attività, principalmente le attività che delle persone nel pianeta e quindi della società civile in generale, intesa anche come attività industriale, che naturalmente tende a spostare questa asticella e a sbilanciarla. Ovviamente tutto questo ci impone sempre di più che ci sia un giusto equilibrio nel poter consentire al nostro territorio di potersi protrarre negli anni e nei secoli che verranno successivamente a noi. Volevo anche invitarvi a vedere questa diapositiva. Questa diapositiva ci fa vedere come la sostenibilità, qui non vedete altro che i grandi indicatori che vengono presi per valutare la sostenibilità, quindi i cambiamenti climatici, la governance dei paesi e la cittadinanza civile. La cittadinanza ha un ruolo fondamentale. Tutta l'area di sostenibilità è un'area molto molto piccola, quindi questo vuol dire che noi dobbiamo cercare di mettere in atto, vedete qui ci avete delle frasi che dicono, per esempio, per quanto riguarda il cambiamento climatico, dobbiamo vedere come varia l'impronta di carbonio. L'impronta di carbonio è quello che per tutti noi è l'emissione dei gas serra, quindi soprattutto l'emissione e il cambiamento nell'ambiente della nitride carbonica. Poi vedete un discorso di ecoefficienza, scusate, che significa che tutto l'ambiente deve essere gestito in modo che ci sia un equilibrio presente. Ancora dobbiamo cercare di trovare delle risorse che permettano di avere delle energie alternative e che vadano a attenuare queste emissioni che vengono fuori da queste attività industriali. Ovviamente noi abbiamo in corso un aumento della popolazione e naturalmente non si può che squilibrare questo processo, perché da una parte abbiamo un ambiente che è quello del pianeta, che viene disturbato da tante attività di cittadini che cambiano e sono sempre di più, e attività industriali che sono sempre di più. Per cui è naturale che quando chi ci governa dovrebbe avere una competenza e una trasparenza in quelli che riguardano soprattutto i rischi e le opportunità di decisioni. Quindi noi abbiamo l'ambiente che rappresenta un capitale sociale e territoriale,
cioè rappresenta qualcosa che si traduce in cultura e una serie di situazioni dalle quali possiamo trarre beneficio, ma che possiamo anche disequilibrare con le nostre attività. Qui c'è un concetto principale che vorrei porre alla vostra attenzione. Se noi prendiamo un sistema, il nostro pianeta, che è rappresentato qui, e mettiamo due eventi stressanti, di cui uno è per esempio il cambiamento climatico, un altro potrebbe essere per esempio le attività industriali, e cerchiamo di stressare questo sistema, vedete che c'è una situazione che viene chiamata resilienza, cioè spazio di resilienza, che è la risposta di quell'ambiente a questi cambiamenti di perturbazione esterni. La risposta dell'ambiente è praticamente la storia evolutiva, cioè è quanto quell'ambiente con il suo sistema e con la loro situazione ecologica dei vari sistemi evolvono e contrastano questi cambiamenti stressanti esterni. Allora, naturalmente, questo sistema rimane in equilibrio, ma dipende da quello che i decisori attuano e mettono, le opportunità che mettono in atto. Per esempio, vedete, se i decisori vanno verso un sistema che naturalmente mette a disposizione il consolidamento dell'ambiente e cerca di contrastare i cambiamenti climatici, vedete che lo spazio di resilienza è molto alto, vedete che il verde è più esteso. Allora, questa zona arancione rappresenta gli agenti stressanti, la zona esterna rappresenta l'ambiente fisico e vedete che lo spazio di resilienza, quindi il sistema con cui l'ambiente contrasta questi cambiamenti, è molto ampio. Questo vuol dire che noi abbiamo un basso rischio. Viceversa, se i punti di decisione vanno verso un sistema che ha bassa resilienza e quindi permette agli agenti stressanti di crescere, noi abbiamo invece dei rischi molto elevati. E sostanzialmente è quello che sta succedendo adesso. Il cambiamento climatico principalmente, quindi l'aumento di temperature che si è osservato in questo periodo, porta a un cambiamento, per esempio, del livello del mare, per esempio dei sistemi di alluvionalità, dell'erosione del terreno, la perdita di zone umide costiere che rappresentano un bacino di resilienza importante, porta naturalmente a una minaccia per l'ecosistema. Guardate questa diapositiva. Questa diapositiva vi fa vedere come i cambiamenti delle foreste dovuti all'aumento della temperatura possano determinare uno sconvolgimento nella distribuzione territoriale. Qui vedete tutte le aree che sono tra il giallo, l'arancione e il rosso rappresentano il numero di incendi nei periodi estivi. Questi incendi non fanno altro che ovviamente erodere tutte la distribuzione vegetazionale. Viceversa, accanto a una diminuzione di presenza di vegetazione, quindi a un indebolimento di questa capacità delle piante attraverso le loro radici di creare questa tessitura che trattiene l'acqua, abbiamo una diminuzione della presenza di acqua e quindi un aumento di quelle che sono le aree che hanno naturalmente sono molto siccitose e quindi non garantiscono più ai suoli di poter consolidare e far funzionare questa attività delle piante. Qui vedete l'aumento della CO2, che è il principale gas serra. Quando io studiavo nei libri di scuola, stiamo parlando intorno agli anni 70, mi dicevano che la nostra atmosfera era fatta dallo 0,3% di CO2. Bene, voi vedete cosa è successo dagli anni 70 a oggi, e qui stiamo solo al 2010. Vedete che la CO2, che è questa linea rossa, è arrivata a intorno a 390 parti per bilioni. Il che vuol dire che stiamo arrivando a una situazione che, come vedete,
è la dimostrazione della mancanza di resilienza. Vedete questa linea? Questa linea tra 1750 e il 1970 più o meno è stata in equilibrio, più o meno. Questo che vuol dire? È la dimostrazione di quello che vi dicevo prima, che c'è una capacità del sistema di rispondere a questa gente stressante e di mantenere un equilibrio. Questo fatto invece non si è più verificato in 40 anni, quindi 40 anni, qui stiamo parlando di diversi secoli, in 40 anni invece c'è un aumento. Questo vuol dire che il sistema è in disequilibrio e quindi questa capacità di resilienza non c'è più. Quindi sapete tutti che i vari governi sono stati obbligati a reagire a questi cambiamenti e una delle cose che è diventata famosa è la situazione degli Stati membri dell'Unione Europea che ha deciso che entro il 2020 i paesi devono ridurre del 20% le emissioni dei gas serra, devono aumentare del 20% l'efficienza energetica, devono avere almeno il 20% dell'energia che deriva da fonti rinnovabili. Ora, tutto questo significa che la situazione di equilibrio, soprattutto se noi adesso estrapoliamo dai vari gas serra l'anidride carbonica, bene, voi sapete, penso, che la CO2 che viene emessa viene assorbita dalle piante in quella operazione che si chiama fotosintesi clorofilliana. In questa operazione la CO2 viene trasformata in zuccheri e c'è l'evoluzione di ossigeno. Dico sempre che in tutto questo l'ossigeno è un fornitore di riducente. L'H2O, e quindi l'ossigeno viene fuori dalla scomposizione dell'acqua, H2O. Se al posto dell'H2O ci fosse stato l'H2S, beh, noi ci avremmo un'atmosfera ricca di zolfo e non di ossigeno, e quindi ci sarebbe stato un cambiamento generale di tutto il pianeta. Questo per dire che finché le piante riescono ad assorbire la CO2 e a formare una grossa attività di tampone della CO2 emessa, abbiamo un sistema in equilibrio. Poi abbiamo un altro elemento importante che è rappresentato dai nostri oceani. I nostri oceani riescono tramite l'attività fotosintetica di quello che si chiama fitoplancton, cioè di organismi abbastanza piccoli, che sono principalmente alghe verdi e cianobatteri, che fanno sempre la fotosintesi clorofilliana, e riescono attraverso alcune loro attività, soprattutto le alghe, ad assorbire la CO2 e quindi a fare la stessa cosa che fanno le piante. Altre alghe invece, soprattutto le alghe rosse, utilizzano la CO2 e la trasformano in carbonato di calcio. E questa è quella che noi chiamiamo i fondali oceanici, che rappresentano una grossa riserva della CO2 che è emessa nell'atmosfera. Anche qui, cambiamento degli inquinanti, inquinamenti dei mari, l'utilizzo delle risorse dei fondali, tutto questo porta ovviamente a una distruzione di quest'altro elemento che fornisce equilibrio. Qui vedete la classificazione delle foreste che solitamente viene fatta in domini climatici, cioè questo è di nuovo, lo dirò più volte oggi, è il risultato di un'evoluzione lenta e continua che ha permesso di avere una zona tropicale, una zona boreale, una zona temperata. E questo è il risultato di una situazione, però, ripeto, di diverse centinaia di anni. Se oggi, come oggi, e lo vediamo e lo cominciamo a toccare, la zona equatoriale si sposta, la zona subtropicale e tropicale si sposta perché gli eventi climatici sono diversi, ovviamente qui non abbiamo più una foresta temperata che intanto non può più essere tale, perché non può più avere un adattamento a quelle condizioni climatiche. Voi sapete che la distribuzione della vegetazione è anche quella un adattamento delle condizioni climatiche. Io dico sempre ai miei studenti, le piante non possono scappare, cioè non possono, come dire, quando cambia la temperatura, correre e andarsi a riparare. Le piante devono riuscire a
superare i periodi di bassa temperatura, i periodi di alta temperatura, facendo quello che è la loro attività. E tutto questo lo fanno attraverso l'adattamento strutturale, funzionale e morfologico di quelli che sono i loro sistemi che consentono di scambiarsi con l'ambiente, e attraverso una cosa molto importante, la forma della foglia. Vi siete mai chiesti perché i pini hanno una foglia a forma di ago e le latifoglie, quelle che perdono le foglie nei periodi autunnali, sono così grandi? In realtà le foglie sono dei pannelli fotovoltaici, cioè sono molto grandi perché riescono a prendere più luce, però quelle lo fanno solo in certi periodi dell'anno, mentre le gimnosperme e quindi le foglie aghiformi lo fanno in continuazione, cioè fanno fotosintesi anche quando ci sono basse temperature. Ora però mettete una pianta che è abituata a fare fotosintesi con gli aghi a bassa temperatura in condizioni di temperature di 30 gradi sempre, ovviamente non è più, non può più svolgere una fotosintesi efficiente. E questo è un sistema che è, non solo non è efficace, ma è un sistema che non si adatta con la stessa velocità con cui si produce la perturbazione. Allora, vediamo un attimo, entriamo meglio nel problema. Cioè, la fonte di emissioni dei gas serra, vedete, ci sono delle attività che sono più particolarmente importanti. Allora, le attività, per esempio, di produzione del calore e di elettricità, vedete che sono responsabili di un'emissione del 25%. Poi ci sono le attività industriali, i trasporti e l'agricoltura e foreste, cioè le pratiche agricole. Ora, tutto questo, proprio per farvi ricollegare a quel cambiamento di quel valore che in 40 anni è diventato molto più, diciamo che è passato da 300 a 400. Quindi, questo che vuol dire? Vuol dire che tutte queste attività che sono cresciute con l'industrializzazione, naturalmente vanno a creare questo disequilibrio, per cui la pianta di per sé non solo cambia perché non riesce più ad essere efficiente, perché è adattata a una concentrazione di anidride carbonica, ma la pianta viene messa in discussione per i cambiamenti climatici, e dall'altra parte abbiamo il problema della scomparsa di piante per le attività dell'uomo. Capite che questo è un problema. Allora bisogna trovare una soluzione. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo, diciamo, come modello di studio a cui si riferiva Alberto quando mi ha dato la parola prima, c'è il discorso dell'orto botanico come un laboratorio aperto non solo agli studenti di Tor Vergata, ma alla società civile, che mette in pratica quelle che sono le varie possibilità di contrastare questo problema generale. Allora, l'Unione Europea ha messo in ha applicato questo discorso dell'economia circolare di cui tutti sentite parlare. Cos'è l'economia circolare? L'economia circolare è un'economia che porta alla riduzione degli scarti. Come vedete, invece di avere gli scarti sono ridotti enormemente. Sostanzialmente tutto quello che viene generato dalle attività diventa una materia prima per un'altra attività. E allora qui, vedete, lui sarebbe molto contento, Paperon dei Paperoni, perché? Perché qui abbiamo un'opportunità nuova. Abbiamo un'opportunità, ovviamente, sia in termini economici, cioè la capacità di riciclo e la capacità di ridurre gli scarti è stata messa, ovviamente, come obiettivo, sempre in una proposta del 2015 della Commissione Europea, che sostanzialmente entro il 2030 deve portare tutti gli stati a ridurre del 70% i rifiuti solidi urbani e dell'80% gli imballaggi. Che vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo delle opportunità economiche nuove, vuol dire che attualmente si bruciano o si mettono in discarica il 50% dei rifiuti prodotti. Questo vuol dire che noi dobbiamo trovare il modo di utilizzare in tutte le nostre attività e di ipotizzare un'economia circolare. Perché, come vedete in questa diapositiva, l'economia lineare utilizza la materia prima e mette un rifiuto elevato. Poi c'è stata un'economia del riciclo, ma l'economia circolare è quella che non immette scarichi, non immette rifiuti.
E allora naturalmente abbiamo delle nuove miniere urbane, cioè tutto quello che era rifiuto e quindi tutto quello che veniva dai materiali da costruzione e demolizione, i rifiuti solidi urbani, i rifiuti elettrici ed elettronici, le macchine, i pneumatici, tutto questo può diventare business e occupazione, ma soprattutto può essere un'opportunità per generare nuove fonti di lavoro, ma diminuire gli inquinanti dell'ambiente. Allora ecco che dobbiamo metterci di fronte a nuovi processi, nuovi trattamenti e nuove azioni per trovare delle soluzioni per mettere a fuoco le nuove esigenze. Noi, nell'orto botanico che qui vedete diversi spazi, il roseto, poi vedete il vivaio sperimentale che si occupa ovviamente dei processi di crescita delle nuove piante, vedete il giardino biblico, il giardino della musica, dove le piante sono state messe come un'orchestra e le piante che danno i legni della musica ovviamente. Poi vedete il bosco che abbiamo realizzato, che è ovviamente, sono circa quest'area che vi faccio vedere, 1000 piante che rappresentano la biodiversità del nostro territorio. E poi vedete tutto quello che è stato fatto, quindi anche la siepe, è stata fatta con un'idea di conservazione ecologica. Ma, ritornando al discorso dell'economia circolare, quello che noi abbiamo messo in atto è questo progetto dell'acquaponica. È un progetto che abbiamo vinto adesso nei Por Feser della Regione Lazio, che si chiama Aquaponic Easy Farm 4.0 e sostanzialmente presenta una serra con dei elementi strutturali che adesso vi faccio vedere, dove c'è il ciclo continuo di produrre per esempio delle piante di interesse alimentare che non hanno scarti. E ovviamente tutto questo viene utilizzato con un'energia sostenibile, cioè sono realizzati dei pannelli fotovoltaici che sono in linea con l'eliminazione degli scarti, quindi energia ovviamente sostenibile. E il concetto dell'acquaponica lo vedete qui, sostanzialmente c'è un continuo circolo che va a depurare l'acqua e a far riutilizzare, quindi questo viene fatto ovviamente dai pesci, che sostanzialmente trae cibo dagli scarti di questo sistema di suolo. E l'acqua viene messa in ciclo per ovviamente irrigare il suolo e da questo suolo, dando gli elementi per la crescita delle piante, noi possiamo crescere a ciclo continuo delle piante, soprattutto di interesse alimentare. E quindi la filiera agroalimentare con una certificazione della qualità. Tutto questo ovviamente a consumo zero, ma come vedete non ci sono scarti, ma soprattutto è una crescita, una filiera che può essere fatta in una condizione di desertificazione dei suoli e in una condizione di conservazione e recupero idrico. Ovviamente tutto questo è legato al discorso della perdita della biodiversità e della perdita dei suoli. Cioè, quando noi cominciamo ad avere l'erosione del suolo, ve l'ho detto all'inizio, noi abbiamo una deforestazione quasi naturale e di conseguenza abbiamo bisogno sempre di più di utilizzare una flora del territorio, cioè che rappresenta e conosce i sistemi del territorio, per cercare di evitare la perdita di biodiversità. Questo perché? Perché ci sono sempre più dei trattamenti intensivi. L'uomo, nella sua storia dell'agricoltura, quello che ha fatto è ha cercato di passare da una agrobiodiversità, cioè da piccole e tante produzioni locali, a un concetto di monocoltura con coltivazioni intensive. Quindi da una condizione dove noi abbiamo tanti prodotti con piccola resa, una produzione in cui abbiamo pochi prodotti con grande resa. Ovviamente questo è una perdita della biodiversità, ma dal punto di vista della condizione locale, cioè immaginate un territorio come l'Italia, dove avete dei suoli agricoli e dei suoli non agricoli.
Il fatto che nei suoli agricoli non vengano recuperate le coltivazioni locali vuol dire che questo alla lunga va a incidere anche sul resto, cioè su quella che è la flora vegetale presente nel territorio. E questo significa che se noi non facciamo niente, abbiamo nei prossimi anni perso circa un terzo delle specie delle piante vascolari viventi, il che vuol dire che siamo veramente a rischio. Siamo a rischio, e qui vedete un po' il concetto di quello che vi dicevo, cioè se noi abbiamo dei graduali cambiamenti climatici, noi abbiamo una possibilità di risposta e di mitigazione a questi cambiamenti. Vedete, cioè abbiamo una competizione di specie native e non. Abbiamo la diffusione dei patogeni, abbiamo l'alterazione dei territori, abbiamo una risposta delle associazioni fenologiche. Viceversa, se noi andiamo nei cambiamenti estremi, quello che voi vedete è una diminuzione dell'abbondanza, una diminuzione delle risorse floreali, una diminuzione dei successi di incroci e una diminuzione di formazione di prodotti per l'agricoltura. Quindi un'altra cosa importante da studiare è la conservazione dell'agrobiodiversità. L'agrobiodiversità esprime ovviamente il concetto sia di origine dell'agricoltura e ovviamente il concetto della perdita di quella che era la crescita spontanea delle piante, no? Con la domesticazione noi abbiamo ovviamente un cambiamento delle risorse genetiche. Voi qui vedete il mais originale, il teosinte, vedete che la pannocchia era quasi inesistente, cioè quello che noi consumiamo, che sono questi chicchi qui di mais, qui non li vedete, vedete pochissimo. Poi il prodotto della domesticazione ha creato il mais moderno, dove naturalmente il concetto è avere una grandissima pannocchia con molto mais. Tutto questo però significa che c'è un cambiamento genetico alla base, che non è il cambiamento genetico per l'espressione di questa pianta in quel territorio, è un cambiamento operato dall'uomo. Quindi vuol dire che se cambiano le condizioni, questa pianta non riesce più a crescere in quel territorio. Quindi sostanzialmente proprio la mancanza di biodiversità, e nel concetto della mancanza di biodiversità vuol dire che se cambiano le condizioni di un territorio c'è sempre qualcosa che riesce a superare quelle condizioni, perché c'è una varietà. Se non abbiamo questa varietà vuol dire che ci abbiamo solo uno che poteva vivere in quel territorio perché si è adattato, ma quando quel territorio non ha più quelle stesse condizioni c'è ovviamente la perdita, e c'è la perdita anche di quello che si traduce nell'alimentazione. Voi immaginate, nel secondo report della FAO sulle risorse ovviamente alimentari, circa 7.000, cioè le 7.000 specie vegetali che principalmente sono state utilizzate a scopo alimentare, solo 30 sono coltivate in modo massimo, così da coprire il 90% del fabbisogno. Ragazzi, 30 su 7.000, cioè vuol dire niente, parlando del pianeta, Allora, questa cosa la vedete qua, cioè qui vedete, questo è nell'arco di un secolo. Lo spessore di questa barra indica la numerosità. Allora, vedete per esempio, il pomodoro che conoscete tutti. All'inizio del secolo, nel 1900, c'erano 408 varietà. Se noi andiamo qui, all'inizio degli anni 80, e quindi oggi già ne abbiamo persi di più, stiamo a 79, il che vuol dire che sostanzialmente, e questo poi vale anche per altre cose, per esempio le specie che noi consumiamo abitualmente. Allora, delle 150 che erano utili, delle 7.000 specie per l'alimentazione del mondo, solo 12 specie forniscono il 70% dei prodotti alimentari, ma 4 di queste, riso, mais, frumento e patate, sono responsabili del 50% del cibo. Quindi, se queste
numeri che sono veramente piccoli, c'è una perturbazione per la crescita di queste piante, bene, il risultato è che noi non ci potremmo, alla fine, estremizzando tutto, mettiamo anche in pericolo la nostra alimentazione. E allora, in Italia ovviamente si ha la stessa cosa del resto del mondo, le mele, che è quello che dico sempre quando ai miei studenti faccio riflettere, quando voi andate al mercato, voi che cosa fate? Girate, girate, alla fine trovate la vostra mela Fuji, che ormai troviamo sempre. Bene, quella mela Fuji è una mela standardizzata, ma ogni territorio, ogni località, aveva un numero di varietà di mele che rappresenta la storia di come quella mela riesce a sopravvivere alle condizioni avverse di questo territorio. Ovviamente la mela che noi dobbiamo ritrovare non è una mela dell'immaginario comune attuale, ma è un frutto molto più piccolo. E questo è il concetto della biodiversità che vi dicevo prima, cioè se voi avete diverse varietà di una specie, qui vedete per esempio le patate, e avete una malattia, per esempio la ruggine, che è un fungo, se voi avete una varietà, cioè avete sempre qualcosa che sopravvive a questa malattia. Se voi avete soltanto invece una varietà di patate e avete un'infezione, alla fine rischiate che non trovate più niente. Quindi è come se voi avete una molla che esprime la monocultura, la molla non consente di fare, la molla che è ristretta non consente di fare troppe variazioni, invece la biodiversità è come una molla più ampia. Ora, nel sistema economico moderno quello che è successo è che l'uomo ha creato delle cose per propria, diciamo, per proprio uso e consumo, per esempio il pomodoro nero che è stato fatto perché è ricco di antiossidanti, ma questa non è la realtà della pianta. Allora dobbiamo fare quello che si fa e che si fa in tutte le parti del mondo, cioè la conservazione della biodiversità, e noi lo facciamo all'Orto Botanico sia come forma di conservazione in situ, cioè aiutando le aree che sono nei vari territori a conservare le varie specie, oppure conservando i vari semi o in altri modi come coltivazione in vitro, queste varietà che sono importanti. Ma perché lo facciamo? Lo facciamo con l'idea di avviare questa conservazione on farm, cioè quella di ridare ai vari agricoltori, ai vari, diciamo, alle varie aziende che si costituiscono, una possibilità di riutilizzare queste coltivazioni e fare quella che si chiama coltivazione on farm, cioè coltivazione in azienda che riprende le varietà e le rimette a disposizione del pubblico. Ovviamente non è una cosa semplice. Quello che si fa in un orto botanico è la conservazione del seme. Il seme rappresenta la nuova generazione, cioè il seme porta alla crescita di una nuova pianta che è il risultato di una riproduzione sessuata delle piante e quindi è un riarrangiamento genetico e quindi esprime questa biodiversità e questa capacità di risposta. Ma non tutti i semi sono in grado di essere conservati. Perché? Perché alcuni semi riescono ad avere e a sopravvivere a basse temperature. Qui c'è un esempio di un articolo recente in cui si riportava alla luce una pianta che aveva 30.000 anni, che è stata trovata in un'epoca di circa 30.000 anni fa. È possibile perché se il seme era un seme che si conservava a questa temperatura, può aver conservato il DNA e quindi riconsentire la nuova generazione. Ma ci sono dei semi che questo non lo consentono. Tuttavia è necessario conservare la agrobiodiversità proprio come possibilità di poter mettere a disposizione del mondo intero il patrimonio genetico. E questo lo fanno, per esempio, le isole Svalbard, che in Norvegia hanno creato un cavò all'interno del quale possono, qui vedete rappresentato, possono conservare sotto 120 metri, quindi dentro una montagna di roccia arenaria, possono conservare circa 1.500.000 tipi differenti di semi raccolti. L'impianto tuttavia ha una capacità di stoccaggio molto superiore. Noi nel nostro piccolo abbiamo attuato non solo la conservazione della banca del seme,
ma anche la conservazione di quello che non può essere conservato con il seme, e cioè attraverso le colture in vitro. Le colture in vitro significa che uno può prendere una porzione di tessuto differenziato, per esempio una foglia, farlo ritornare indietro a livello di differenziamento, ottenere un ammasso di cellule e fare quello che si chiama, questo è tecnicamente l'ammasso di cellule, che poi si ridireziona con il bilancio ormonale in una crescita controllata, si ridireziona nella nuova piantina. Ovviamente non è una cosa semplice, è una cosa delicata, però tutto questo permette di creare quelli che si chiamano i semi artificiali. I semi artificiali che sono quindi possibilmente conservati perché hanno questa protezione di gelatina e quindi permettono poi di conservare a bassa temperatura tutte le piante che noi vogliamo conservare. Naturalmente da queste poi si riprende la piantina e si riottiene in vitro, poi ci sono tutte fasi successive che permettono di riportarla in costruzione. Cosa abbiamo fatto sul discorso della CO2? Abbiamo messo dei moduli di piante, noi siamo partiti da un orto botanico che non c'era, noi siamo partiti da una spianata della Giornata Mondiale della Gioventù, l'orto botanico di Tor Vergata ha 80 ettari ed è tutta l'area che si trova davanti alla croce, abbiamo un testimone che rappresenta appunto la giornata del 2000 in cui venne il Papa. Bene, noi abbiamo costruito l'orto botanico dopo il 2000 e abbiamo questo vantaggio, che possiamo utilizzare dei moduli di piante che hanno un senso anche rispetto all'assorbimento di CO2. Allora, a regime, il nostro orto di 82 ettari potrà assorbire le emissioni di 21.000 automobili, cioè circa 30.000 tonnellate di CO2. Questo per quello che vi dicevo prima, banalmente utilizzando delle piante che hanno delle foglie di dimensioni diverse e quindi dei pannelli solari diversi. L'altro argomento di cui ci occupiamo è il discorso della pulizia dell'ambiente attraverso le piante. Questo si chiama fitodepurazione e vuol dire depurare suoli e acqua utilizzando delle piante che hanno la capacità di assorbire metalli pesanti e altri inquinanti. Abbiamo ovviamente dei vari momenti che sono soprattutto momenti di riproduzione in laboratorio di quelle che sono le situazioni di laghi o per esempio di fiumi e su queste abbiamo ottenuto delle varietà che sono state fatte in laboratorio in modo naturale di piante autoctone. Allora, una pianta su cui abbiamo lavorato è una graminacea che cresce molto efficientemente e che ha una capacità di assorbimento enorme. Qui vedete la differenza tra la pianta che non è stata ovviamente modificata in senso naturale e la capacità di assorbimento e di produzione della pianta modificata. Questa pianta ovviamente ha anche un'altra potenzialità che stabilizza i suoli, cioè una pianta che può creare quella tessitura che vi dicevo all'inizio e ha una profondità di 6 metri e quindi può essere utile per quella che si chiama l'ingegneria naturalistica naturale. Ma ancora ha la capacità di avere un potere calorifero simile a quello di un cippato, quindi banalmente può essere utilizzata per creare calore. E allora, mettendo insieme tutto questo, noi possiamo creare a regime quella che è un altro elemento di virtuosità, cioè utilizzare un sistema di nuovo sistema di gassificazione diciamo tecnologicamente avanzato che permette di creare elettricità e acqua calda. E questo naturalmente è un concetto che di nuovo riprende l'economia circolare, perché se noi andiamo a disinquinare i siti, pensate al fiume Sacco, che non so se conoscete, ma è uno dei fiumi storicamente più inquinati da agenti organici, oltre che da metalli pesanti. Se noi facciamo crescere questa pianta, che è una pianta capace di crescere in queste nostre condizioni, la sfacciamo, la pianta va a chelare questi metalli pesanti in alcune aree della sua cellula e questa si utilizza con un sistema di gassificazione moderno, noi riusciamo a
disinquinare, creare biomassa e fornire un'opportunità nuova di energia pulita. Io sono arrivata alla fine, vi ringrazio della vostra attenzione. Questa è un'immagine dell'orto botanico, era semplicemente per invitarvi a venire quando volete e rappresenta una nostra sfida per il futuro. Bene. Antonella, grazie. Io direi che sento un rumore di sottofondo. Le piante giocano un ruolo fondamentale nel combattere i cambiamenti climatici. Preservano l'atmosfera. Ecco. Bene. Antonella, grazie. Io direi che io ho imparato tante cose e trovo estremamente interessante queste informazioni, notizie, questo approccio a uno dei grandi problemi che noi oggi abbiamo. Io faccio lo psichiatra e mi occupo fondamentalmente dell'essere umano. Agli inizi degli anni 70, proprio 70, sì, in quel periodo lì, uscì un libro particolarmente stimolante di un epistemologo che si chiamava Gregory Bateson, che era verso un'ecologia della mente, nel senso che per la prima volta forse c'era stato uno stretto collegamento fra l'essere umano visto come un ambiente ecologicamente da determinare. Quello che mi sembra che tu hai dimostrato in una maniera formidabile è come noi dobbiamo pensare all'ambiente pensando all'essere umano. E il termine resilienza, ad esempio, il termine cambiamento, sono tutti termini che riguardano poi la nostra vita, che deve essere un tutt'uno con una visione dell'ambiente che è qualche cosa che siamo noi, cioè non è l'ambiente l'uomo, è l'uomo ambiente, che mi sembra che tu hai dimostrato benissimo. Allora, domande, pensieri, opere, opere, qualsiasi cosa, coraggio, coraggio, eccola là, no. È una domanda o era uno stiramento da uno stiramento. Ovviamente Alberto non ho ecco lì c'è una domanda. Non ho parlato di una cosa che è molto utile, che è tutto il discorso legato alle piante come farmaci naturali. E anche lì c'è tutta un'altra cosa da cui si può dire tanto. Prego. Salve, sono Luca Pietrosanti, studio ingegneria elettronica a Tor Vergata. Io volevo chiedere, secondo lei cosa ne pensa degli OGM come metodo per sopperire alla mancanza di agrobiodiversità? E poi anche un'altra domanda, cosa potremmo fare noi nel nostro piccolo per risolvere i problemi che ha citato? Grazie. Parto dalla seconda. Io credo di aver dimostrato, o perlomeno la mia volontà era quella di dimostrare, che in questo sistema, più o meno in modo ovviamente piccolo o grande, ciascuno di noi può fare qualcosa. Può fare qualcosa per esempio cercando di diminuire il numero, banalmente, la quantità di rifiuti. Io sono stata in Svezia negli anni 90 e già allora c'era la raccolta differenziata. E ovviamente noi siamo in ritardo di 30 anni e naturalmente questo dipende dalla consapevolezza di ciascuno di noi, semplicemente l'idea di avere meno rifiuti e cercare di spingerci il più possibile al riutilizzo. La prima domanda che hai fatto ovviamente è più difficile. Allora, ovviamente io ho una mia idea al riguardo. OGM significa organismo geneticamente mutato. Allora, la storia del teosinte ve l'ho raccontata apposta. Il teosinte è l'ancestrale
del mais. Ma il teosinte e il mais, soprattutto non quello ultimo, quello precedente, quello che stava più vicino al teosinte, è un percorso naturale. Cioè, per vettori genetici e per nelle piante esiste un batterio che si chiama Agrobacterium tumefaciens, infetta in modo naturale le radici e mette dentro le radici della pianta il proprio DNA. Quindi questa è una cosa naturale, c'è un riarrangiamento naturale di batterio, DNA del batterio e DNA della pianta. Quindi gli OGM sono situazioni di mutazioni, parlo delle piante, che possono essere il prodotto naturale di un'evoluzione. Cioè il teosinte si è trasformato nella pianta con una pannocchia più grande del teosinto in modo naturale. Quindi quello che dobbiamo abituarci a pensare è che c'è una serie di costrizioni nella cellula, per cui non è che la cellula può recepire tutto e cambiare tutto. Cioè quest'idea che la cellula umana, a questo punto parlo dell'uomo, che mangia la pianta modificata geneticamente e si modifica perché magari la pianta era modificata, beh, insomma non è così vera, perché comunque la nostra cellula è abituata a dare dei consensi e a far diciamo ad impedire che il DNA estraneo venga proprio utilizzato da se stessa poi per essere tradotto e trascritto. Quindi quello che siamo abituati a sentire dai mezzi di comunicazione, e a mio avviso è questa la cosa sbagliata, è che la scienza chissà che cavolo combina nei suoi laboratori, no? Cioè la scienza, quello che fa probabilmente nel ricercatore è quello di utilizzare il metodo sbagliato di selezione. Cioè quando io produco in laboratorio un nuovo organismo, no? Che ha maggiori antiossidanti, faccio un esempio, e poi lo seleziono con gli antibiotici, in realtà il pericolo che faccio non è l'immissione dell'organismo modificato, ma è l'immissione dell'antibiotico resistenza. Quindi è sbagliato il problema, cioè è sbagliato il metodo di selezione, ma se io devo mettere in natura un organismo geneticamente modificato che viene naturalmente, a cui viene dato consenso dal resto degli abitanti di quella natura, io non faccio male. Cioè voglio dire, esistono delle leggi che riguardano il codice genetico che non permettono di tradurre e trascrivere tutto. Quindi la modifica genetica degli organismi è naturale, ripeto. Forse si può discutere sul metodo di selezione. Altre domande? Ma ti chiedo io una cosa che forse può interessare. La chiedo, diciamo, fantasticando da studente del liceo. Ma noi oggi viviamo in un mondo in cui una delle le trasmissioni televisive più seguite sono quelle dedicate al cibo e a cucinare. Il fatto che tutto questo, la biodiversità, però i sapori sono ormai completamente diversi, cioè pure la biodiversità non ci garantisce rispetto o ci garantisce, non lo so, comunque hai capito la domanda. Ho capito, sì, grazie. Allora, era un po' quel concetto che ho espresso nella mia relazione, il recupero delle varietà autoctone che esprimevano in termini di sapore, il valore del cibo. Il valore del cibo è fatto di, ovviamente, metaboliti primari, quindi, non so, zuccheri, proteine, ma è fatto anche di metaboliti secondari, che sono quelli che danno, non so, per esempio l'idea più chiara può essere ottenuta dallo zafferano, no? Se voi prendete lo zafferano, quello che noi esprimiamo come sapore è una sostanza che è la crocina e la picrocrocina, che è un metabolita secondario che serve alla pianta per sopravvivere a quelle condizioni in cui sta, cioè serve a proteggere
il fiore, in quel caso, dalla ossidazione che si ha e che si verifica soprattutto nelle condizioni autunnali, quando il fiore sboccia nonostante sta in una condizione che è quasi inverno e quindi riesce a proteggere il fiore da un danno ossidativo. Poi, e questo è l'elemento più chiaro, cioè quella è la storia dell'interazione tra quel fiore e l'ambiente in cui vive. Quindi quello che tu chiami sapore è esattamente questo, cioè quello di diciamo riuscire a rimettere nel mercato, ed è questo lo sforzo che stiamo facendo e lo vogliamo fare col discorso dell'acquaponica, cioè a rimettere nel mercato delle varietà che esprimano questo concetto di salubrità del cibo e che non sia invece diciamo banalmente omologabile a qualcosa di, diciamo, di che si può trovare sempre tutto l'anno. Chiaramente questo però, lo ripeto, significa che noi non è che abbiamo una quantità illimitata di quel prodotto, cioè ci dobbiamo abituare di nuovo all'alternanza delle stagioni, a poter mangiare alcuni cibi soltanto in determinate stagioni, cioè anche vado al mercato e la mela Fuji la trovo sempre tutto l'anno ed è sempre così bella, grande. Cioè la mela che dobbiamo pensare è una mela molto più piccola che esprime il concetto della salute del cibo, cioè dove c'è ovviamente una quantità di sostanze benefiche e quindi quello che noi chiamiamo adesso nutraceutiche, cioè che hanno una funzione alimentare ma anche di prevenzione, attenzione, non di cura. Cioè, nutraceutico vuol dire che se io consumo delle sostanze riesco a prevenire, ma se ho una malattia non la posso curare con ovviamente l'alimentazione di una sostanza. E questa è la sfida. Ecco una domanda. Siamo riusciti. Si può alzare, per favore? Non vedo. No, okay. Buongiorno. Ingegneria per la... Ti sento male. Studio ingegneria. Ingegneria lo capiamo. Funziona il microfono. Vieni più avanti, forse c'è un problema di... Era un microfono biodiverso. Allora, prego. Lei prima ha parlato della Valle del Sacco, che se non sbaglio è contaminata dall'indano, che dovrebbe essere l'esaclorociclosano, ma è stata studiata l'efficienza di rimozione dei contaminanti da parte di quelle graminacee, perché altrimenti se non si rimuove il contaminante non ha senso. No, è stata studiata, io ho detto questo non a caso perché noi abbiamo presentato un progetto alla Regione. La Regione ha speso per la decontaminazione della Valle del Sacco circa 30 milioni di euro e anche qui utilizzando dei sistemi che non sono adeguati, cioè vi faccio un esempio, qualcuno si è inventato il vetiver, che è una pianta che vive ovviamente in un altro contesto mondiale e che naturalmente lo fa bene in India questo concetto di decontaminazione, ma da noi non vive e quindi è inutile che continui a crescere vetiver. Oppure hanno piantato i pioppi, il pioppo prima che diventa adulto ci passano 30 anni e quindi poi sì, certo che fa la decontaminazione, però ci vogliono 30 anni. Allora qual è il concetto di questa pianta? È una pianta locale, quindi è capace di vivere in quelle condizioni, ma soprattutto è una pianta che cresce velocemente, che opera questa sua attività di accumulo di questi contaminanti. L'abbiamo sperimentato in laboratorio, ho fatto parte del comitato che c'è stato a livello locale per proporre ovviamente questo sistema di pulizia del suolo, cercando anche di riconsegnare il territorio alle persone. Cioè è vero, la Valle del Sacco era principalmente una valle agricola. Se io ci pianto i pioppi, cambio la vocazione di quella che era l'origine. Se invece io ci metto queste
diciamo, queste piante che sono paragonabili a dei, al grano, per capirci, cioè appunto una graminacea, quindi è una pianta che cresce, si può spacciare, riutilizzare, ricrescere, spacciare, quindi posso fare 3-4 cicli all'anno, il che vuol dire che in 3-4 anni io riesco a pulire il territorio e quindi a riconsegnarlo. Allora, bene, la domanda che tu fai immagino è: ma perché non l'hai fatta? Perché sono 3 anni che abbiamo consegnato il progetto e sono 3 anni che lo stanno valutando. Questo è un altro problema, ovviamente. Allora, un'ultima domanda. Allora, l'ultima domanda la faccio io, non so se è una domanda, però mi faceva venire in mente questa questione qui del, diciamo, dell'immissione di certe piante nel territorio. Una delle caratteristiche del territorio romano è sempre stato il pino, per cui i pini di Roma, famosa composizione classica di Respighi assieme alle fontane. Adesso invece il pino, io pensavo fosse caratteristica dell'impero romano, è diventato killer. Perché? Perché per troppo tempo non si è fatta una riflessione. I pini, l'hai detto bene, è una tipica pianta della campagna romana, quindi non può vivere in una condizione dove c'è il marciapiede e strozza la pianta. Le radici del pino sono superficiali, per cui se diventa tutto cementato non riesce più a sopravvivere. E allora basta un vento, come succede in questi giorni, e il pino cade, soprattutto se non si fa manutenzione. E purtroppo questa è una di quelle storie in cui il territorio e l'uomo soprattutto ha alterato quella che era una condizione normale adattata al territorio. Cioè andava bene 50 anni fa perché era tutta campagna, ma se tu trasformi e cementifichi tutto, come succede spesso, troviamo il pino che ha il marciapiede che gli sta vicino e c'ha tutto l'asfalto che ovviamente non lo consente proprio di sopravvivere, è naturale che il pino cade. Bene, un grande applauso alla professoressa Canini. Grazie. Dicevo, cominciamo la seconda parte della mattinata di una giornata che è dedicata all'ambiente e al clima. Faccio io subito una domanda. Forse gli studenti avranno bisogno dell'aiuto dei loro insegnanti. Quanti di voi conoscono, lo chiediamo anche al professor Giorgi, quanti di voi conoscono la canzone Monastero Santa Chiara? Io la conosco perché è una canzone dei miei tempi. Chi la conosce alzi la mano. Ah, però. Nessuno. Noi siamo del XX secolo. È una canzone certamente dell'altro secolo. Neanche le insegnanti la conoscono. Oh. Anche il professor Davoli la conosce. Allora, questa canzone, che è un classico della canzone napoletana, comincia raccontando la storia di questo emigrato. Questo emigrato dice: lontano no, cioè lui non ce la fa più a stare lontano. Dice: vuole tornare a Napoli. Ha nostalgia di questa città, di questa terra, di questo clima, diremmo. E le 2-3 parole iniziali sono: lontano, non resisto più. Voglio tornare a Napoli, mi dicono che c'è rimasto solo mare. Mi dicono ovviamente che c'è rimasto solo il mare. Io sto raccontando questa storia per far prendere posto a tutti gli studenti. E il senso è che tutto era stato distrutto, c'era stata la guerra, mancava tutto, ormai i grandi cambiamenti avevano portato ad una mancanza
in cui l'unica cosa che era rimasta era il mare. Come dice il professor Davoli, forse a distanza di 50, perché siamo negli anni 50, per cui diciamo così, di 70 anni, forse manco quello c'è rimasto più. Diciamo, non c'è più manco il mare. Chissà se questo ha a che fare con il clima, con l'ambiente, con quello che è. Sicuramente il professor Giorgi non parlerà di canzoni napoletane, però affronterà da par suo il tema del futuro del riscaldamento globale, se non mi ricordo male, sì, riscaldamento globale, e il professor Giorgi è un fisico esperto di clima, ha lavorato diversi anni negli Stati Uniti, dove ha svolto anche un dottorato su questo tipo di tematica, lavora a Trieste presso uno dei centri più importanti che noi abbiamo in Italia sulla ricerca fisica ed è anche responsabile di fisica della Terra, questo giusto? Che sono tutte, come dire, caratteristiche scientifiche che gli danno una super qualifica per affrontare questo tema del riscaldamento globale. Grazie professore. Ricordo i 45 minuti. A partire da adesso, giusto? Sì. Ok, 7 sono già passati. Allora, intanto buongiorno a tutti. Mi scuso perché sono reduce da un brutto raffreddore, quindi ogni tanto mi dovrò fermare un attimo. Dunque, io parlerò del riscaldamento globale. Allora, avete sentito tutti parlare del riscaldamento globale? Sì, no? C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare del riscaldamento globale? Perché no, vuol dire che è vissuto su Marte o su qualche altro pianeta. Allora, volevo cominciare con questa slide, semplicemente per farvi capire che il clima non è soltanto il tempo, no, che ha causato tutti i disastri che ha causato in questi giorni, o che determina l'alternarsi delle stagioni e così via, ma il clima dipende da tante interazioni fra varie componenti del sistema climatico, quindi atmosfera, oceani, criosfera, chemosfera e così via. Questo, nella scienza odierna, è probabilmente uno dei sistemi più complessi che si possano trovare, più complessi e più affascinanti, quindi se qualcuno di voi vuole fare fisica, sicuramente questa è una delle aree dove, che sono più interessanti nella scienza attuale. Quindi il problema del riscaldamento globale non è un problema semplice. Io cercherò di farvi capire la maniera più semplice possibile i concetti principali, ma ricordate che stiamo parlando di un sistema estremamente complesso. Allora, non so se avete visto il film The Day After Tomorrow. Sì. Allora, nella prima scena, Dennis Quaid, che ormai è un eroe nella nostra comunità, che cosa faceva? Prendeva dei carotaggi di ghiaccio, nel suo caso nell'Antartide. Si prendono delle carote, che sono lunghe anche 2-3 chilometri di ghiaccio, dall'analisi di questi, si chiama appunto carotaggi, si riesce più o meno a ricostruire l'andamento del clima passato. Perché? Perché questi ghiacci sono delle bollicine di aria quando si forma, e dall'analisi chimica di queste bollicine si può ricostruire per esempio l'andamento di alcuni indicatori di temperatura, di anidride carbonica e così via. Allora, questa che vedete qui è la ricostruzione della temperatura negli ultimi 400.000 anni. Noi siamo qui, zero. Che cosa sono queste qui? Vediamo se qualcuno me lo può dire. Secondo voi, che questa è la temperatura, che cosa sono questi andamenti che vanno su e giù? Sono le glaciazioni, chi l'ha detto? No, tu non devi parlare. Uno degli studenti, sono le glaciazioni, l'alternarsi dei periodi glaciali e interglaciali,
che non hanno niente a che fare ovviamente con gli esseri umani, sono un fenomeno naturale dovuto, se vi ricordate quello che avete studiato anche in terza media e probabilmente in primo o secondo liceo, a delle piccole variazioni dell'orbita terrestre. Il motivo per cui ve lo faccio vedere è che il clima naturalmente si è sempre evoluto, no? Ha avuto dei periodi freddi, l'ultimo è stato 20.000 anni fa, il picco dell'ultimo periodo glaciale, quello del film L'era glaciale. Noi siamo qui, noi siamo oggi alla fine di un periodo caldo interglaciale, quindi normalmente se sulla Terra non ci fossero gli esseri umani, se non ci fossimo noi, la Terra andrebbe piano piano nel corso dei prossimi 10.000 anni verso la prossima era glaciale. Questo è quello che farebbe naturalmente, se non che cosa è successo? Che diciamo, soprattutto a partire dall'inizio dell'era industriale abbiamo cominciato ad immettere in atmosfera tutta una serie di inquinanti. Alcuni di questi inquinanti sono i cosiddetti gas serra. Arrivate a qui. Avete mai sentito parlare di gas serra? Chi non ha mai sentito parlare di gas serra? Ok, questo è già buono. Chi sa che cos'è l'effetto serra? Se non sapete che cos'è l'effetto serra, non potete capire niente dei cambiamenti climatici. Quindi è molto importante che si sappia che cos'è l'effetto serra. C'è qualcuno che vuole spiegare che cos'è l'effetto serra? Almeno una persona ci deve essere, al di sotto dei 30 anni. Dai, su, c'è qualcuno che sa che cos'è l'effetto serra? Non avete paura? Nessuno di voi sa che cos'è l'effetto serra? Eccola. Allora, alzati in piedi e spiegacelo. Magari serve una... Anzi, fa una cosa, vieni qua. Ah, ecco. Vediamo un po'. Come ti chiami? Gaetano. Gaetano, allora spiegaci che cos'è l'effetto serra. Allora, l'effetto serra è un fenomeno che avviene nell'atmosfera e sarebbe che il calore terrestre, il calore della Terra viene trattenuto per effetto soprattutto di gas come appunto CO2. Sì, ma la domanda è come viene trattenuto e quale calore? Oh, non lo bullizzare, eh? No. Siamo noi che dobbiamo fare avanti, lezione. Spiegami non loro. In che modo questi gas trattengono il calore? Vuoi che lo dico io? Ecco, vuole che lo dico io? Va bene. Allora, comunque un applauso per il tentativo. Comunque questa è una cosa molto importante. Io vorrei che la capiste tutti quanti, va bene? Perché altrimenti tutto il resto non questo è la base di tutto. Allora, il clima della Terra, il motore del clima della Terra è la luce del Sole, giusto? La nostra atmosfera è abbastanza trasparente alla luce del Sole. Se non ci sono le nuvole e se non c'è inquinamento, voi andate fuori, il Sole lo vedete bene, no? Quindi la radiazione solare visibile passa attraverso l'atmosfera, riscalda la superficie e la superficie della Terra si riscalda e come ogni corpo, i vostri, le sedie, i tavoli, tutti i corpi, a una certa temperatura emettono radiazione infrarossa, quindi con lunghezze d'onda maggiori della radiazione visibile. Se non ci fosse l'atmosfera, questa radiazione infrarossa fuggirebbe nello spazio, raffredderebbe la superficie della Terra, che sarebbe circa, sarò stimato, 33 gradi più bassa di quella odierna. Quindi non particolarmente piacevole per lo sviluppo della vita. In atmosfera ci sono dei gas, il principale infatti è l'acqua, il vapor d'acqua, poi l'anidride carbonica, l'ozono,
il metano e altri gas minori, che si chiama appunto gas serra, che hanno questo effetto di assorbire la radiazione infrarossa, che è una specie di calore, come diceva Gaetano, la assorbono, si riscaldano, come ogni gas in equilibrio, se assorbi della radiazione la riemetti sempre nell'infrarosso, però quando questi gas la riemettono sia verso di fuori, la riemettono in tutte le reazioni, quindi sia verso fuori che verso dentro, verso la superficie. In questo modo è come se riflettessero in parte la radiazione infrarossa e quindi riscaldano la superficie della Terra. È chiaro a tutti questo? Questo è l'effetto serra, questo è che fanno questi gas. Quindi, in genere, di base, i gas serra sono buoni per la nostra atmosfera. La CO2 è un buon gas, non solo fa crescere le piante, ma mantiene la superficie della Terra ad una temperatura relativamente che ha consentito alla vita di svilupparsi. Va anche detto che questo effetto serra non è che sia stato scoperto negli ultimi 10-20 anni, è una cosa che già ai tempi di Arrhenius, che era un famoso chimico che ha vinto anche il premio Nobel per la chimica, già nel 1896 aveva teorizzato appunto l'effetto serra e così via. Quindi questo è chiaro a tutti, giusto? La prossima volta che io vi chiedo che cos'è l'effetto serra, tutti quanti sapranno dirmi che cos'è, giusto? Ok. Il problema qual è? È questo qui. Voi avete già visto questa curva, questa è la curva di innalzamento della quantità di CO2 in atmosfera. Queste sono misure prese sulla cima di questa montagna che si chiama Mauna Loa, è un vulcano spento nell'isola di Hawaii, e questo tipo, un famoso fisico, Charles Keeling, stava misurando la composizione dell'atmosfera alle Hawaii, quindi nel posto in cui l'atmosfera teoricamente è la più pulita che si possa trovare. Cominciò negli anni 50 e poi vide che questa CO2 stava aumentando, e negli anni 70 lanciò l'allarme, il primo allarme: guardate che la CO2 sta aumentando, la CO2 è un gas serra, quindi l'effetto serra dovrebbe aumentare, quindi dovremmo vedere un riscaldamento globale. Quella che vedete qui è la ricostruzione delle quantità di CO2 negli ultimi 10.000 anni, sempre da quei carotaggi che prendeva Dennis Quaid nel film. Vedete che la quantità di CO2 negli ultimi 10.000 anni è stata abbastanza costante, attorno alle 2.800 parti, 280, scusate, parti per milione, che vuol dire 280 molecole CO2 per ogni milione di molecole, va bene? E vedete che negli ultimi 100 anni c'è questo schizzo verso l'alto della quantità di CO2. Allora, oggi siamo sicuri al 100% che questo è dovuto per la maggior parte all'uso dei combustibili fossili. Non solo perché non c'è nessun fenomeno naturale che può spiegare questo, ma anche perché la composizione isotopica della CO2 è consistente con l'uso dei combustibili fossili e da altre evidenze. Oggi, appunto diceva anche la relatrice precedente, siamo attorno ai 410 parti per milione rispetto ai valori base di 280, significa che solo negli ultimi 100 anni c'è stato un aumento di CO2 del circa 40%. Un aumento così veloce la Terra non l'ha mai sperimentato nella storia, anche andando dietro. Ci sono stati periodi ai tempi dei dinosauri dove la CO2 era molto più alta, ma si era sviluppata nel corso di migliaia, decine, centinaia di migliaia di anni. Va anche poi detto che non è solo l'effetto serra che causa il riscaldamento, ma ci sono dei cosiddetti processi di retrazione, in inglese di feedback, che tendono ad amplificare il riscaldamento.
I due più importanti sono questi qui, il feedback legato al vapor d'acqua. Allora, se io riscaldo un gas per una legge che si chiama legge di Clausius-Clapeyron, un gas più caldo può contenere più vapor d'acqua. Probabilmente questa è studiata, non so, secondo o terzo anno di liceo. Quindi se l'atmosfera si riscalda può contenere più vapor d'acqua, c'è più evaporazione dagli oceani, quindi aumenta il contenuto di vapor d'acqua. Il vapor d'acqua è un gas serra, quindi aumenta l'effetto serra, fa riscaldare l'aria, fa aumentare l'evaporazione, c'è più vapor d'acqua, riscaldamento, più vapor d'acqua e così via. Questo è un processo di feedback positivo, cioè che amplifica l'azione della CO2. Un altro è lo scioglimento dei ghiacci. I ghiacci hanno una riflettività della luce solare molto alta. Se voi guardate la neve quando splende il sole dovete mettere gli occhiali perché praticamente riflette quasi tutta la luce solare, riflette l'80% della luce solare. Se io riscaldo la superficie, sciolgo il ghiaccio, la superficie sotto è molto meno riflettente, quindi assorbe di più la luce solare, si scalda, scioglie il ghiaccio, si assorbe la luce solare, continua a scaldarsi, a sciogliere il ghiaccio e così via. Questo è il motivo per il quale nell'Artico il riscaldamento è molto maggiore che in altre parti del globo. Vi farò vedere che la temperatura globale sarà di circa un grado, nell'Artico è circa un grado e mezzo. Va bene, perché vi dico questo? Perché questi processi di retroazione sono importantissimi nel determinare il riscaldamento dovuto appunto all'effetto serra. L'effetto serra del CO2 e del metano è come una specie di innesco di tutti questi processi a catena che poi tendono ad amplificare il riscaldamento. È chiaro a tutti questo concetto dei fenomeni di retroazione? Ok? Allora, detto questo, stiamo intanto due, ci sono tutti questi fenomeni di retroazione positiva, di amplificazione, eccetera. Stiamo effettivamente assistendo ad un riscaldamento globale? Questa è la prima domanda che in genere mi viene chiesta e ci sono molte evidenze che questo effettivamente sta accadendo. La prima è questa. Questa è la temperatura globale stimata, in questo caso dalla NASA, ma ci sono altri laboratori che fanno stime simili, che ci fanno vedere che negli ultimi 100 anni la temperatura, questa è l'anomalia di temperatura globale rispetto alla media dell'inizio del secolo, c'è stato un riscaldamento di circa un grado. Il valore ufficiale mi sembra sia 1.1. Allora, una cosa importante in questa figura è questa, che viene molto spesso non interpretata bene. Come vedete da questa, allora, questo è l'andamento anno per anno, va bene? E questa è una media, come dire, dove si filtrano queste variazioni annuali, è una specie di smoothing che si fa di questa curva, va bene? Allora, quello che vedete qui è che non è che ogni anno è più caldo di quello precedente. La CO2 aumentava sempre, vi ricordate, no? Però in questo caso vedete che si va un po' giù, si va un po' su e così via. Ci sono tutte queste oscillazioni sia di anno in anno, sia ci sono delle decadi, per esempio queste, per esempio la decade degli anni 2000, dove la curva è relativamente piatta ed altre invece dove è molto ripida. Perché questo? E perché ve lo dico? Perché il sistema climatico che abbiamo visto come complesso, a causa di tutte le interazioni, soprattutto fra oceano ed atmosfera, il clima non è mai lo stesso da un anno all'altro, il clima dell'anno scorso è diverso dal clima di quest'anno, c'è una sua variabilità naturale. Per esempio gli anni El Niño, avete sentito parlare di El Niño, almeno quasi tutti,
durante gli anni in cui c'è questo fenomeno del Niño, gran parte del Pacifico è relativamente caldo, quindi sono anni relativamente caldi. Anni La Niña, che è l'opposto del Niño, sono anni relativamente freschi, ma sempre freschi o caldi nell'ambito di questo trend. Questo significa cosa? Che se l'anno prossimo, allora quest'anno abbiamo avuto un ottobre pazzescamente caldo, magari l'anno prossimo ne avremo uno relativamente fresco. Questo non significa, come alcuni giornali a volte scrivono, che si sia fermato il riscaldamento climatico. Va bene? Quando si parla di clima, si parla di trend a lungo termine. La stessa cosa può succedere che c'è una decade in cui le temperature siano relativamente piatte. Per esempio la decade degli anni 2000, questa è stata una grande diatriba, perché alcuni eminenti scienziati, non climatologi ovviamente, hanno visto questa curva e alla fine, tipo il 2010, hanno detto che il riscaldamento globale si è fermato. Ebbene, guardate, per 10 anni la temperatura non si è riscaldata, si è fermato tutto. E invece no, ovviamente nel 2012, 13, eccetera, è risalito. Anche perché lì c'è una variabilità decadale, dovuta soprattutto al comportamento degli oceani. Va bene? Quindi quando si parla di clima, non si parla di un anno all'altro, di una decade all'altra, ma di trend sul lungo termine, decine o centinaia di anni. E ne si parla di un posto o un altro. Noi possiamo avere avuto un periodo abbastanza caldo qui in Europa, ma magari in qualche altra parte del mondo è stato relativamente fresco. Bisogna vedere le medie globali. Va bene? Quindi in questa prospettiva sicuramente si vede che il riscaldamento, almeno in superficie, è in atto. Questa figura fa vedere che è in atto più o meno dappertutto, anche se in alcune zone maggiormente che in altre, soprattutto per quegli effetti di retroazione di cui abbiamo parlato. La seconda evidenza è lo scioglimento dei ghiacciai. Sicuramente qualcuno di voi andrà in montagna, giusto? Se andate in montagna vi sarete resi conto che l'estensione dei ghiacciai si sta riducendo dappertutto. Magari qui non è che ce ne siano così tanti. Ah, beh, c'è il calderone, io sono abruzzese, una volta c'era il cosiddetto calderone, che adesso chiamano di calderino perché è diventato una specie di piccola pozza, ma la settimana scorsa sono stato a un convegno sui ghiacciai alpini e tutti i ghiacciai alpini sono in fase di recessione. Ovviamente perché riscaldandosi c'è più scioglimento del ghiacciaio, soprattutto nel periodo estivo. Quindi, evidenza 2, scioglimento dei ghiacciai. Avrete visto tante foto di questo genere, lo scioglimento della calotta artica. Questo ancora è l'andamento dell'estensione della calotta artica alla fine dell'estate. Dal 1940-50 ai giorni nostri, vedete questo andamento di decrescita. Anche qui ci sono delle oscillazioni, cioè può essere un anno particolarmente freddo nell'Artico dove c'era più ghiaccio, non vuol dire che l'andamento si sia fermato, ma semplicemente che è un fenomeno di variabilità naturale che va messo nel contesto di questo trend a lungo termine. Per farvi vedere la differenza fra l'estensione del ghiaccio a fine estate, in un anno normale, questo 84, quindi neanche tanto normale, era già più o meno qui. Se andiamo ancora prima, probabilmente tutta questa zona era coperta, e questo è il 2012, quindi è più del 50% di riduzione. Molti pensano che fra un paio di decadi, alla fine dell'estate, non ci sarà più ghiaccio sull'Artico. Infatti tanti paesi già si stanno muovendo per sfruttare le risorse dell'Artico. Quindi, vabbè, quello è un altro discorso. L'innalzamento del livello del mare. Questo è un altro fenomeno che è legato al riscaldamento globale. Se io sciolgo i ghiacci sui continenti, quest'acqua da qualche parte deve andare, va a finire nel mare. Questo innalza il livello del mare. In più, se l'acqua si riscalda, cosa che sta facendo, l'acqua degli oceani, si espande di poco, molto poco, ma siccome sulla Terra c'è molta acqua,
anche una piccola espansione contribuisce ad un innalzamento del livello del mare. Negli ultimi 100 anni il livello globale del mare è salito di circa 26 centimetri, che è un valore molto alto a livello globale. Per curiosità, questo è l'andamento del livello del mare a Trieste, a misure fatte da un del CNR, e anche a Trieste più o meno è in linea con la media globale. Evidenza il riscaldamento degli oceani, della troposfera e così via, la conclusione è che il riscaldamento globale è in atto. Oggi non c'è nessun ricercatore che mette in dubbio questa affermazione. Magari questa persona sì. Chi è? Aspetto. Chi è il sabotatore che ha messo la 500? Vabbè, quindi il riscaldamento globale è inequivocabile. La seconda domanda fondamentale è che cosa lo sta causando, perché in linea di principio potrebbe essere un fenomeno naturale. Adesso io non vado nei dettagli di come sia stato dimostrato che questo riscaldamento è legato all'aumento dei gas serra di origine antropica, quindi all'aumento della CO2 di origine appunto dall'uso di combustibili fossili, perché sennò arriveremo alla fine della mia presentazione. Vi dico che ci sono stati tanti studi anche fatti da noi al centro di fisica, che hanno dimostrato che la maggior parte di questo riscaldamento è attribuibile appunto all'aumento dei gas serra di origine antropica, quindi uso di combustibili fossili e allevamenti intensivi di bestiame che producono molto gas metano. Volevo solo farvi vedere questa figura, un'altra ricostruzione, adesso più dettaglio, delle temperature globali degli ultimi 10.000 anni, va bene? Sempre fatte da Dennis Quaid mentre faceva i suoi carotaggi. Allora, qui giù c'era l'ultima era glaciale, vi ricordate? 20.000 anni fa. Poi la temperatura è salita e c'è stato questo periodo relativamente, in cui il clima è stato relativamente costante, caldo, e questo, gli ultimi 10.000 anni, è il periodo in cui si è sviluppata la cosiddetta civiltà, giusto? Più o meno negli ultimi 10.000 anni. Molti, insomma, vari antropologi, io non sono un esperto nel campo, dico che uno dei motivi per cui la società si è potuta sviluppare è perché le popolazioni non devono più migrare andando a cercare quali fossero i climi migliori, ma il clima era relativamente stabile. Poi, come vi dicevo, a partire più o meno dal massimo dei 6.000-8.000 anni fa, stiamo andando naturalmente verso la prossima era glaciale, nei prossimi 20.000 anni, e questo è quello che è successo dall'inizio dell'era industriale. Che cosa è anomalo in questa figura? C'è qualcuno? Il picco, cioè non tanto il valore di temperatura, che magari in realtà è più alto dei valori dell'ultimo, ma è la velocità con cui stiamo riscaldando il pianeta. È una cosa che almeno nell'Olocene, negli ultimi 12.000 anni, non è mai accaduta. Quindi stiamo vivendo e causando e vivendo un periodo climatico molto molto anomalo rispetto a quello che il pianeta ha visto almeno negli ultimi 10.000 anni. Quindi, visto che siamo noi a causare questo riscaldamento, che cosa possiamo aspettarci per il futuro? Che è la domanda base. Allora,
Come si fanno queste cosiddette previsioni climatiche? Si prende un modello climatico, ne abbiamo anche noi uno al centro di fisica, sono modelli che hanno atmosfera, oceano, ghiacci e dir si voglia, si mettono dentro dei cosiddetti scenari di emissione e o concentrazione gas serra e si vede come si usa il modello per stimare come il clima si può evolvere nel futuro. Non è una previsione, non si può prevedere il tempo, come sapete, non si può prevedere per più di 10 giorni. Quindi non è che si può prevedere quale sarà il clima del 2085, se sarà un'estate calda, fredda, piovosa o non piovosa, eccetera. Si può semplicemente studiare la risposta del sistema climatico se nello scenario in cui aumentano le concentrazioni di gas serra. Qui vedete due scenari, va bene? Allora, questa è l'anomalia rispetto ai valori attuali. Questo scenario qui, che è il più ottimistico, io lo chiamo lo scenario di Parigi. Perché? Voi sapete cosa è successo a Parigi nel 2015? Chi lo sa? Questo dovete saperlo. C'è qualcuno che lo sa? Tu lo sai. C'è stato questo accordo, va bene? Per la prima volta, va bene, tutte le nazioni del mondo si sono messe d'accordo e hanno riconosciuto che quello dei cambiamenti climatici è un problema vero e qualcosa va fatto. Va detto che la seconda parte, cosa facciamo, è molto più vaga e non vincolante, però almeno è stato riconosciuto che è un problema. Si è detto a Parigi che le temperature globali devono rimanere al di sotto dei 2 gradi rispetto il riscaldamento deve rimanere al di sotto dei 2 gradi rispetto a valori preindustriali. Siccome il clima già si è riscaldato di 1 grado, più o meno 1 grado rispetto a valori attuali, che vedete qui è lo 0, questo è 1. Questa è l'incertezza dovuta all'uso, diciamo, l'incertezza sulla stima centrale. Questo che vedete qui è il cosiddetto business as usual, almeno io lo chiamo business, cioè che cosa succede se non facciamo niente? Continuiamo a bruciare carbone, petrolio e compagnia bella. In questo caso potremmo avere un riscaldamento globale fino a 4 o 5 gradi. E cercherò di farvi capire che cosa significa verso la fine del mio intervento. Allora, la prima cosa da capire è che ci sono alcune aree che questo riscaldamento globale, gli effetti del riscaldamento globale, non sono gli stessi in tutte le parti del globo, proprio per questa variabilità naturale del clima. Ci sono alcune zone che sono più sensibili a questo riscaldamento. Per esempio, le vedete in questo caso. Questo è il riscaldamento per la fine del secolo. Come vedete, tutto il globo si riscalda, questi sono i gradi. Più è scuro il colore, più si riscalda quella zona. E vedete che ci sono delle zone molto scure, quelle noi le chiamiamo le zone calde, le hotspots del riscaldamento climatico. Una è l'Artico, per quella storia di quel feedback di cui abbiamo parlato prima. Un'altra è il Mediterraneo. Cioè il Mediterraneo, noi, dove viviamo noi, Roma al centro del Mediterraneo, è una delle zone che i modelli ci dicono è più sensibile al riscaldamento globale. Cioè se il riscaldamento globale è di 4 gradi, 5 gradi, nell'area del Mediterraneo sarà 6-7 gradi, che è un valore immenso. Va bene? Perché c'è questa risposta qui? Per questo motivo. Perché i modelli ci dicono che le precipitazioni in generale dovrebbero diminuire. Non sembrerebbe, visto cosa è successo negli ultimi giorni, ma ne parliamo in un attimo, ma in generale dovrebbero diminuire nell'area del Mediterraneo, cosa che effettivamente sta accadendo. I dati ci dicono che in media la precipitazione sta diminuendo in tutta l'area, sull'area del Mediterraneo. Perché diminuiscono? Perché le perturbazioni, uno degli effetti dei cambiamenti climatici è di spostare le perturbazioni verso i poli, e quindi al posto di passare qui vanno in Nord Europa. Vedete dove qui è blu. Blu significa aumento di precipitazione. Giallo, diminuzione. Questo pattern
di aumento e diminuzione, quindi un aumento ad alte latitudini e una diminuzione nelle zone subtropicali, si chiama, viene definito, i ricchi diventeranno più ricchi e i poveri più poveri. Cioè il clima funziona un po' come la società, nel senso che quelli che già oggi hanno tanta acqua ne avranno di più. Quelli che oggi ne hanno poca, noi, che ne abbiamo poca rispetto al nord Europa, ne avranno di meno. Uno degli effetti è che questo ovviamente ha il potenziale di aumentare le tensioni legate all'acqua, al clima e così via, e quindi produrre quelli che vengono definiti rifugiati climatici, tema molto sentito ovviamente. Quindi questo è uno degli effetti più importanti, più sentiti del riscaldamento globale, la possibilità che aumentino queste migrazioni di massa dovute al riscaldamento globale. Un altro è l'innalzamento del livello del mare. Nel caso business as usual, il livello del mare, dicono i modelli, potrebbe innalzarsi fino a un metro più di quello che è adesso. Perché questo è importante? Un metro più di livello del mare significa che quello che è successo a Genova, a Portofino e compagnia bella, sarebbe 10 volte più grave, perché tutte le mareggiate, tutte le alluvioni, ovviamente con un metro di acqua in più sarebbero molto, molto più devastanti. Poi c'è l'intrusione di acqua salina, problema per esempio nel delta del Nilo, che sta già accadendo, alluvioni costieri e così via. Quindi questo fenomeno dell'innalzamento del livello del mare è uno dei più gravi, anche perché la maggior parte della popolazione mondiale vive in zone costiere. Il terzo fenomeno, lo scioglimento dei ghiacci, eccetera. Lo scioglimento dei ghiacciai è importante non solo per il valore estetico, ma anche perché i ghiacciai sono il maggiore serbatoio di acqua dolce presente sul pianeta. Se diminuiamo l'estensione di ghiacciai, diminuiamo la disponibilità di acqua, e già oggi, credetemi, ce n'è poca di acqua per le esigenze di tutta l'umanità. Ma l'altro evento molto importante, molto attuale tra l'altro per quello che è successo negli ultimi giorni qui in Italia, è questa cosiddetta intensificazione del ciclo idrologico. Che cosa vuol dire? Abbiamo già visto che se la temperatura dell'aria è più alta può contenere più vapor d'acqua. Se può contenere più vapor d'acqua e piove, è abbastanza ovvio che pioverà molto più forte, molto più intensamente. Va bene? Questo è un fenomeno che sta accadendo praticamente dappertutto e che appunto causa un aumento di questi eventi così devastanti, così gravi, come appunto sono ormai praticamente ogni anno in Italia ci sono queste devastazioni. Una volta non era così. Al tempo stesso i modelli ci dicono che occorre più tempo per arrivare al punto in cui tu inneschi la pioggia. Cioè non solo che quando piove, piove più intensamente, ma che i periodi secchi fra un evento e l'altro sono più lunghi. Cioè piove meno frequentemente, ma più intensamente. Questo cosa vuol dire? Che aumenta il rischio di alluvioni, come è successo adesso, ma aumenta anche il rischio di siccità, perché i periodi secchi sono più lunghi. E anche questo è un fenomeno che sta avvenendo in molte parti del globo. In più c'è, ovviamente, con il riscaldamento, un aumento di ondate di calore. Quindi periodi molto caldi. Volevo solo far vedere questo grafico. Questi sono dati della Insurance Company di Monaco, che fanno vedere questo. Allora, questo è il numero di catastrofi naturali di vario tipo. Questi sono eventi geofisici, terremoti. Vedete, per fortuna la crosta terrestre non sta facendo niente di strano, almeno negli ultimi 20 anni. E questi sono eventi climatici, meteorologici e così via. Quindi a livello mondiale, ma anche in Italia, il numero e l'entità di questi fenomeni devastanti aumenta sempre di più ed è destinata ad aumentare. Qui ci sono vari esempi, adesso
non ho tempo di far vedere. Tutte queste cose che vi ho detto, riscaldamento, aumento di fenomeni, ondate di calore, siccità, eventi estremi, scioglimento dei ghiacci, diminuzione di acqua, innalzamento del livello del mare, ovviamente hanno impatti su tutti, non solo sulla biodiversità, ma su tutti i settori economici. E ovviamente qui non posso dilungarmi perché sarebbe un discorso troppo lungo. Volevo però un attimo discutere con voi che cosa si può fare gli ultimi 5 minuti per rispondere a... Ce l'ho 5 minuti. Per rispondere a questo problema, cioè qual è la discussione, così che vi rendiate conto di quello che si sta discutendo. Allora, più il clima si riscalda, questa figura fa vedere questo, più il clima si riscalda, più tutte quelle cose che abbiamo parlato, ghiacciai, catastrofe, aumentano. Quindi chiaramente, se vogliamo limitare i danni legati al riscaldamento globale, dobbiamo limitare il riscaldamento stesso. Allora, come mi sembra abbia già spiegato la relatrice precedente, per limitare, diciamo, stabilizzare le temperature globali, bisogna stabilizzare le quantità di gas serra, giusto? Se i gas serra aumentano, aumenta la temperatura. Se vuoi stabilizzare la temperatura, devi stabilizzare la quantità di CO2 e metano e così via. Per stabilizzare le concentrazioni non basta stabilizzare le emissioni di questi gas, perché il sistema non è in equilibrio. Le piante oggi non riescono ad assorbire la quantità di CO2 che mettiamo in atmosfera. Gli orti botanici, mi dispiace per la signora, ma gli orti botanici non riusciranno a risolvere il problema di riassorbire tutto il CO2 che stiamo mettendo in atmosfera, va bene? Dobbiamo ridurre le emissioni, come mi sembra, va bene? Quindi per stabilizzare le concentrazioni, ridurre le emissioni. Adesso andiamo direttamente a questa qui. Quello che è stato stabilito a Parigi è di stabilizzare il riscaldamento a questo famoso 2 gradi, addirittura si parlava di 1,5, ma quello è praticamente impossibile, ai 2 gradi rispetto a valori preindustriali, 1 grado rispetto a quelli attuali. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo diminuire, praticamente le quantità di CO2 dovrebbero rimanere attorno ai 450-480 parti per milioni e già siamo a 410. Quindi non siamo lontani. Quindi dobbiamo praticamente diminuire le emissioni dal 50 al 70% più o meno entro il 2050 e poi raggiungere la neutralità carbonica, cioè tanto se ne emette quanto se ne prende dalle piante, dagli oceani e così via, perché anche gli oceani assorbono anidride carbonica, entro la fine del secolo. Però vedete questo valore 50-70%, è un valore altissimo. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del protocollo di Kyoto? Sì. Tu sai quant'era la riduzione di cui parlavano nel protocollo di Kyoto? 5%. Il protocollo di Kyoto, entro il 2020, il protocollo di Kyoto non è mai stato ratificato, solo proprio alla fine. Quindi gli stati non si sono messi d'accordo neanche sul 5%, figuriamoci su questo 50-70. Comunque questo è quello che si dovrebbe raggiungere secondo l'accordo di Parigi. In realtà le emissioni non solo non si sono stabilizzate, noi dobbiamo ridurle, vi ricordate? Non solo non si sono stabilizzate, ma continuano a crescere, con una traiettoria che è praticamente la business as usual. Noi stiamo seguendo la traiettoria più estrema in questo momento. Uno dei grandi problemi è che il problema non è più l'Europa. L'Europa in realtà è abbastanza virtuosa. In Europa le emissioni stanno diminuendo.
Il problema non sono neanche gli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono il secondo mittone, ma nonostante l'amministrazione degli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti le emissioni sono stabilizzate e cominciano a diminuire, perché sono gli Stati che le stanno implementando più che il governo federale. Il problema sono i paesi emergenti. Il maggiore emittore oggi è la Cina, secondo gli Stati Uniti, terzo l'India, Russia, Brasile e prima o poi anche l'Africa si scatenerà. Quindi come fare per evitare di superare questa soglia di pericolo dei 2 gradi? Sostanzialmente si parla di una riconversione energetica. Quindi da un sistema energetico fondato sui combustibili fossili, circa 85%, a forme alternative. Io ne volevo solamente menzionare 2. Una, primo, perché sono cose su cui noi possiamo fare qualcosa, primo, efficienza energetica. Io ho assistito ad una presentazione del amministratore delegato della British Petroleum, quindi non un ministro dell'ambiente, British Petroleum. Prima slide. Oggi sprechiamo il 60% dell'energia prodotta. 60%, un valore altissimo, al momento della produzione, trasporto o uso. Kyoto era il 5%. Quindi già con delle politiche di efficienza energetica si potrebbe fare un grandissimo passo avanti. Quindi se voi avete, non so, riscaldamento centralizzato o usate macchine che usano troppa energia, eccetera, già potete fare qualcosa per aiutare questo problema. Il secondo è quello del maggiore uso di energie rinnovabili. Allora, giusto 2 parole su questo. Prima di tutto per dire che l'Italia in realtà in questo campo è anche in questo campo abbastanza virtuosa, perché già oggi in Italia circa il 20% del fabbisogno energetico, non energetico, della produzione elettrica viene da fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico. L'Enel, non per fare pubblicità all'Enel, ma l'Enel sta dismettendo tutte le centrali termoelettriche e implementando solamente nuove centrali eoliche e fotovoltaiche, va bene? Il costo, che se ne dica, il costo dell'energia rinnovabile non solo aiuta l'ambiente, ma oggi come oggi è anche conveniente dal punto di vista economico. Va bene, oggi c'è un indicatore che si chiama ROI, l'energia ottenuta divisa per l'energia spesa per ottenerla. Oggi in termini di resa la forma più conveniente è l'idroelettrico, seconda l'eolico e fra poco anche il fotovoltaico diventerà allo stesso livello dell'uso dei combustibili fossili. Io ho parlato con gli esperti dell'Enel, mi hanno detto che se si volesse fare oggi di energia rinnovabile, specialmente per un paese come l'Italia, ce ne sarebbe più che a sufficienza. Quindi è soprattutto una questione politica. Volevo chiudere l'ultimo minuto perché cercare di farvi capire che cosa vuol dire il business as usual. Allora, questo è l'Olocene, quello che oggi noi siamo, che ci piaccia o no, è stato prodotto dal fatto che il clima è stato relativamente stabile. Qui è iniziato l'Antropocene, dove gli esseri umani hanno cominciato a modificare il pianeta e già, come diceva il ragazzo prima, forse tu, forse qualcuno, no, mi sembra che fossi tu, è molto anomalo. Va bene? Questo è l'accordo di Parigi. Accordo di Parigi difficilissimo da raggiungere. Va bene? Difficilissimo. Una riduzione del 50-70% entro il 2050 veramente ci vorrà uno sforzo, soprattutto da parte vostra, perché voi sarete quelli che saranno qui fino al 2050 e non io. Molto difficile, ma ottenibile. Però guardate già con l'accordo di Parigi come siamo al di fuori di quello che la Terra ha sperimentato negli ultimi
almeno nell'ultimo periodo caldo. Questo è il business as usual, cioè il business as usual significa che voi avete 20 anni, fra 10 anni fate il primo figlio e siamo al 2030. Vostro figlio dopo 30 anni fa un altro figlio, i vostri nipoti vedranno questo, se voi non fate, voi e noi ovviamente, non fate niente. Questo significa che nessuno può dire quello che succederà. Il clima, i vostri nipoti, i miei pronipoti, cresceranno in una terra diversa da quella che oggi voi vedete. In zone che oggi sono deserti, che potrebbero essere fertili, zone come il Mediterraneo, dove oggi si può vivere o potrebbero diventare completamente aride, dove il Niño potrebbe cambiare completamente, un mondo quasi senza ghiacci continentali, insomma un mondo completamente diverso da quello di oggi, va bene? E in un'economia che basta un niente per far entrare tutto in crisi, io penso che veramente rischiamo, andiamo avanti a dei rischi altissimi. Chiudo con questo, se volete saperne qualcosa di più, scusate, faccio un po' di pubblicità, è un libro che ho scritto appena uscito fuori qualche mese fa, e dove spiego in maniera più prolissa di quanto io già non sia tutte le tematiche di cui abbiamo parlato. Però volevo lasciarvi con questa figura, che secondo me è una figura sconvolgente. Voi dovreste essere sconvolti da questa figura, perché significa che quello che noi stiamo facendo in 100 anni la Terra non ha mai visto, mai visto, almeno negli ultimi 3 milioni di anni. E nessuno sa che cosa questo può portare. Quindi veramente bisogna fare uno sforzo per evitare che si raggiunga, questo gradino al di là del quale io, secondo me la gente non apprezza il vero rischio che si corre con questa storia dei cambiamenti climatici. Grazie mille. E poi... Bene, grazie. Io direi, visto i tempi, anche di andare rapidamente a delle domande. Curiosità. Eccolo. Qui in seconda fila. Un attimo, 5 minuti di concentrazione che andiamo a chiudere. Buongiorno, salve. Io sono Gianni Vinci e studio fisica teorica qui a Tor Vergata e ho un paio di domande che sono certo. Forse più di natura, sempre sul futuro. Sì, beh, penso che... allora, la prima è quale può essere il ruolo di un fisico teorico, glielo chiedo proprio a lei personalmente, sia dal punto di vista di ricerca, quali sono le tematiche che secondo lei sono più, non voglio dire, la ricerca è guidata dalla curiosità giustamente, però più importanti in questo senso, e dall'altra come fa lei a convincere chi non è un fisico teorico o uno scienziato in generale, che, perché anche io ho avuto difficoltà a convincere persone vicine a me che questo è vero, è reale. Allora, la seconda domanda la mettiamo alla fine, che in realtà non riesco a convincere quasi nessuno, ma insomma. E allora, qual è, diciamo, allora io non sono un fisico teorico, io sono laureato in fisica, però ho fatto gli esami canonici dei tempi miei, ma sono fatto esami del corso di geofisica, eccetera. E in questo ramo la cosa più affascinante che sta succedendo adesso è di costruire questi modelli che includano anche l'elemento umano in maniera interattiva, cioè di considerare l'elemento umano non come un recettore della parte climatica, ma anche come un elemento che modifica, cioè che risponde allo stress ambientale e a sua volta modifica l'ambiente.
E questa è una cosa difficilissima perché, come insegnava appunto il collega, gli uomini sono molto più complicati in alcuni casi del clima, e c'è tutta una nuova generazione di ricercatori che, soprattutto interdisciplinari, che stanno mettendo insieme discipline socio-economiche, studi di popolazione, eccetera, con discipline più scientifiche. Dal punto di vista ingegneristico, io penso che andare verso le energie rinnovabili sia la via del futuro. Vedete delle azioni su petrolio, carbone, io le venderei, perché secondo me l'era del petrolio è finita, o finirà fra poco. Se ne sono accorti anche gli arabi. In Arabia Saudita, che ci credete o no, stanno costruendo la più grande centrale fotovoltaica al mondo, perché ovviamente non solo hanno il petrolio, ma hanno anche un sacco di sole. Quindi diciamo, queste sono le due aree che mi sentirei di consigliare. Okay. Ripeto che un modello climatico che includa anche, è una cosa della stessa, mi dicono che solo il cervello umano sia più complesso dal punto di vista scientifico. Riguardo come si fa a convincere, purtroppo far capire la gravità della situazione climatica è difficile. Perché? Perché il clima si evolve lentamente, no? Allora, o uno deve aspettare questi eventi come sono successi, come che succede in genere, cioè quello che è successo ieri a Roma, e tutti quanti a dire: ah, mamma mia, il clima sta cambiando. Poi magari per un mese non succede niente e tutti se ne dimenticano. È molto difficile riuscire a far capire il rischio che si corre, perché la gente non lo sperimenta in prima persona. In più voi, che siete nati 20 anni fa, non sapete com'era il clima prima, capito? Non vi rendete conto di quanto sia cambiato. Io mi ricordo in Abruzzo degli inverni freddissimi che non succedono più. A Trieste la bora c'è sempre, ma non, se voi vedete delle figure di Trieste di 40 anni fa, c'è il ghiaccio marino, è così fredda la bora che faceva ghiacciare tutto, ricopriva tutto di ghiaccio del mare, e questo non succede più. Però i ragazzi non lo sperimentano questo, perché si abituano a quello che è il nuovo clima. Il problema secondo me è proprio questo qui. Cioè, se non si fa niente, si arriva ad una cosa che la Terra non ha mai visto. Adesso la Terra non morirà, perché ai tempi dei dinosauri e c'è anche oggi. Se tu innalzi il livello del mare di 1 metro, 2 metri, se si scioglie la Groenlandia, cosa che sta succedendo, si può innalzare di 7 metri, alla Terra non frega niente, lei va avanti. Magari gli ecosistemi si spostano, eccetera, ma si scompare, metà dell'Italia scompare, capito? Bene. Io cerco, faccio, vediamo, quello che posso, ma non c'è, c'è un'altra domanda, se no non abbiamo il tempo. Ciao. Ciao. Sono Francesco del Giovanni XXIII. Uh-huh. Quanto incide la raccolta differenziata sul clima? La raccolta differenziata? Raccolta differenziata. Ma qualcosa incide, nel senso che ovviamente se tu riusi alcuni materiali non ne devi produrre dei nuovi. Diciamo, la raccolta differenziata serve ad aiutare altri aspetti dell'ambiente. Serve soprattutto ad evitare che si distruggano foreste e così via. La cosa principale sul clima è ridurre l'uso dei combustibili fossili. Se volete comprare una macchina, comprate una macchina elettrica. Prima o poi ci saranno ibride elettriche, insomma, che consumino poco. Cerchiamo di fare le case coibentate meglio, uso più efficiente dell'energia, e magari anche un messaggio alla politica di andare in quella direzione. Perché non so se avete fatto caso, nelle ultime tornate elettorali non si è mai parlato di ambiente, ma le grandi crisi del XXI secolo saranno crisi ambientali, non saranno crisi economiche, secondo me. C'era un'altra domanda? Bene. Io c'è una lì. Dove? Una ragazza lì su. Dove? Ah, eccola là. Buongiorno, sono Carlotta. E lei prima ha esposto nel suo discorso che
e appunto la probabilità di poter fermare il riscaldamento globale, ma si possono riparare i danni che già sono stati fatti? Speriamo in una nuova glaciazione. Allora, diciamo che allora, sono due, mi devi dare 2 minuti per rispondere a questa domanda. No, il allora, problema sono loro, perché dobbiamo contenerci nei tempi. Il problema ha due facce. La prima è quella della cosiddetta mitigazione, cioè ridurre le emissioni per stare sotto i 2 gradi, eccetera. La seconda riguarda la tua domanda, cioè quella dell'adattamento. Cioè dei cambiamenti climatici sono già in corso. Il livello del mare si sta alzando e continuerà ad alzarsi. Perché non è che dall'oggi al domani riduciamo del 50% le emissioni di gas serra. Questo richiederà in ogni caso 50 anni. Quindi da qui ai prossimi 50 anni il livello del mare continuerà ad andare su. Quindi le mareggiate saranno peggiori, le alluvioni saranno peggiori. Gli eventi estremi continueranno ad aumentare. Che cosa bisogna fare? Bisogna implementare delle politiche di cosiddetto adattamento. Cioè se il livello del mare sale, tu devi costruire delle barriere costiere più alte. Il MOSE, per esempio, ti faccio un esempio, il MOSE, purtroppo quando è stato progettato, non è stato progettato tenendo conto del fatto che fra 30, 40, 50 anni il livello del mare potrebbe essere 30 centimetri più alto. Quindi quando si progettano opere a lungo termine, bisogna progettarle tenendo anche conto del fatto che alcuni fenomeni cambieranno. Quindi bisogna implementare delle politiche che poi dipendono da dove vivi, magari cambiare delle colture, passare dall'olivo, quel che sia, per dei cambiamenti climatici che in ogni caso succederanno. Però bisogna evitare che superino la soglia dove anche l'adattamento diventa troppo difficile e tutti quanti dovremmo andare da qualche altra parte. Non so se mi sono spiegato. Ci sono altre domande? Bene, io ti faccio un commento domanda che è di una banalità micidiale. Cioè, allora è vera l'espressione che non esistono più le mezze stagioni? Ma diciamo, tecnicamente parlando, direi di no, però stanno cambiando. In Friuli e le temperature che prima erano di luglio adesso si vedono a inizio giugno, quindi sicuramente stanno cambiando le stagioni. Va bene, allora ci prepariamo a questo cambiamento, ti ringrazio. No, però bisogna evitare il cambiamento. Il messaggio a loro che io voglio dare è che non dovete accettare questa cosa qui, capito? Si può limitare, si può stare sotto i 2 gradi, si può limitare il fatto che non riusciamo a controllare quello che succede e tocca soprattutto a voi, quindi non cambiamo troppo, ecco, cioè, cercate bene. Di fare qualcosa, va bene? Ragazzi, grazie. Ricordo che il prossimo appuntamento è il 28 novembre con l'innovazione continua, la lunga storia del porco spino, cosa chiedono le imprese.